la rubrica Primo Piano presenta Insieme in preghiera. Dagli studi di Adi Audiovisivi, il pastore Gaetano Montante invita i credenti delle chiese evangeliche Assemblee di Dio in Italia a partecipare all'appuntamento di domenica 8 gennaio 2023 per la giornata nazionale di preghiera. Pace del Signore a tutti voi, fratelli e sorelle in Cristo. Intanto buon anno. Signore vi benedica in questo nuovo anno e Dio benedica le nostre comunità, ci faccia vedere ancora la sua gloria con anime perdute che vengono salvate dal Signore Gesù Cristo, credenti che vengano battezzati, ripieni dello Spirito Santo. Solo voglio ricordarvi un appuntamento importante che abbiamo questo mese di gennaio ed è precisamente l'8 gennaio, la giornata nazionale di preghiera. E quest'anno la seconda domenica del mese cade molto a ridosso dall'inizio dell'anno, però voglio dirvi che è una giornata importante per tutta la nostra opera, perché tutte le chiese delle Assemblee di Dio in Italia si riuniranno dalla mattina fino alla sera per dedicare questa giornata alla preghiera. Pregheremo il Signore, pregheremo il Signore perché continui a salvare, a battezzare nello Spirito Santo, perché il Signore continui a liberare, a guarire e perché il messaggio del Vangelo sia ancora annunciato e predicato. E voglio ricordare che questa giornata nazionale di preghiera, questa come anche poi la giornata nazionale di preghiera del mese di giugno, nasceva e continua ad avere gli stessi scopi per intercedere, pregare il Signore perché altre città e altri paesi della nostra nazione vengano raggiunti dal messaggio dell'Evangelo. Campi Nuovi è legato alla giornata nazionale di preghiera, cioè raggiungere nuove località dove ancora non c'è il messaggio dell'Evangelo, dove ancora non c'è stato l'annuncio, la predicazione, la fondazione di chiese cristiane evangeliche che possono testimoniare dell'opera di Cristo. Vi incoraggio e vi invito tutti quanti a impegnarvi per essere presenti alle riunioni di preghiera che tutti i pastori organizzeranno giorno 8 in occasione della giornata nazionale di preghiera. È bello pensare che tutta la nostra opera, dal nord al sud dall'Italia, sarà unita in preghiera. I culti che saranno offerti al Signore, la parola che sarà predicata e la richiesta al Signore perché l'evangelizzazione nel nostro paese possa continuare, possa essere guidata, potenziata dallo Spirito Santo. Dio vi benedica, ci benedica insieme. Vi aspetto alla giornata nazionale di preghiera.